Ah, tocca a me. Senti che bello. Il silenzio. Il silenzio. Che domani il silenzio. Il silenzio che c'era in quel periodo a Godrano metteva paura. La gente si incontrava e nemmeno si salutava. E se qualcuno per sbaglio diceva buongiorno. Ehi, ma chi è questa confusione? Dicevano gli altri. Non volava una mosca. E se volava? Volava sì. E se la sera ronzava un po' troppo? La trovavi spiccicata nella carta moschecida. Suicidata. Ronzava troppo. Dava fastidio. E poi le mosche negli occhi hanno altri 100.000 occhi. E quindi quella matematicamente aveva visto 100.000 volte di troppo. A Godrano c'era stata la faida. Sì signori, la faida. Io non la conosco la signora Faida, però se l'hanno detto loro c'era sicuro. Tra due famiglie importanti. Ma molto importanti. E il nostro padre Pino Puglisi appena arrivato che ha fatto? Che ha fatto? Ma anche il tempo di posare le valigie ha dovuto fare 5 battesimi, 6 cresimi, 8 matrimoni e 1847 confessioni. Ma se gli abitanti non arrivavano manca a me. Ma che c'entra se l'ha sparsa la voce? Ma quale voce? La voce, la voce di chi? Ma cosa? Dicevo, il nostro padre Pino Puglisi appena arrivato che ha fatto? Ha posato le valigie, c'aveva un braccio tanto. Si è subito reso conto che in paese c'era un'aria tisa, pisanti, aggrugliante. Che significa? Tu l'hai detto ora, che ne so io? Significa che c'era scappato il morto. Sì, e la madre del povero picciotto ne soffrì moltissimo, in un modo veramente incredibile. Tanto che si era messo in mente di vendicarsi ferocemente. Ma quando mai di fare pace con la madre dell'assassino? In pratica di perdonare. Perdonare? Che schifio! Ma quale schifio? Ma voi lo sapete che padre Pino portava sempre in tasca un'arma? Mi deve dare un aiuto, me lo deve dare. Perché quante lettere? 4. Arma. Una berretta calibro 7,65. No. Un fucile calibro 48. No. Un Kalashnikov calibro 20. No. Un carro armato. Vabbè, un carro armato. Esagerato. Che come se lo infili in tasca un carro armato, pure tu. Il Vangelo. E che calibro è il Vangelo? Il calibro del Vangelo. Ma che arma è il Vangelo? L'arma del Vangelo. Ma che ore sono? Che ore sono? Crociata del Vangelo, cenacoli del Vangelo. In pratica il Vangelo gli aveva insegnato che l'unico modo per vivere in pace è quello di perdonare. E in effetti il rancore, il livore, la rabbia, l'invidia, queste cose corrodono, avvelenano, irringianiscono. Che significa? Non lo so, l'hai detto tu. E insomma, un giorno la madre dell'assassino, fai la madre dell'assassino, camminava tranquillamente, giusto, mentre camminava va a inciampare e cadere davanti a casa della madre della vittima. E quella che ha fatto? Te lo faccio vedere io che ha fatto. No, cacci no, cacci, pugni. No! Ci sputo? No, l'aiuta ad alzarsi, le due parlano, si chiariscono e fanno pace. Che schifo, mi ha baciato! E fanno fare pace pure alle loro due famiglie. E così la feroce faida come iniziò, finì. Ma quello era stato padre Pino che aveva smosso le acque. Due grandi madri, due grandi donne finalmente riappacificate. Sincere, vicine, unite, amiche forgiate dal dolore. Un dolore che era diventato amore. Oh, picciò! E con la signora Faida come finì?